Prima di tutto, ora è molto chiaro che l'Unione Europea è entrata nella più profonda recessione economica della propria storia. L'economia UE dovrebbe contrarsi di un 7,4% quest'anno, 7,7% nell'Eurozona, più che nel 2009. Nel 2009 la contrazione è stata intorno a 4,5%. Nel 2021 prevediamo un rimbalzo del 6,1% nell'UE e 6,3% nell'Eurozona. La crescita in Europa nel 2020. Come ho detto prima, è previsto che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea vivano una recessione molto grave quest'anno. L'attività economica in Grecia, Italia, Spagna e Croazia e in misura minore in Francia è previsto che si contragga più che negli altri paesi. Tra gli Stati membri più grandi, l'Italia è stato quello colpito per primo e in maniera più forte. È previsto che l'economia si riduca di circa il 9,5%. Ora che le misure di contenimento vengono eliminate gradualmente, è previsto che l'economia possa iniziare a recuperarsi dalla seconda metà del 2020. Tuttavia, è previsto che il recupero economico dell'Italia richieda più tempo che nella maggior parte degli altri Stati membri. Dall'altra, noi avremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, una emergenza nelle nostre campagne, che è quella di mancanza di manodopera per la raccolta dei prodotti. O noi diamo a queste persone la possibilità di lavorare attraverso un permesso di soggiorno stagionale per 6 mesi, la possibilità di andare a lavorare in modo legale, o ci sono due ipotesi. Uno, che gli imprenditori, quelli che non vogliono fare ricorso al caporalato, alla criminalità, lasciano marcire i prodotti nei campi. L'altro è che la criminalità continua ad utilizzare la vita di queste persone e anche a ricattare le imprese. Noi queste condizioni non possiamo continuare a tollerarle. Non regolarizzare queste persone significa essere i protagonisti principali della diffusione dell'illegalità, della concorrenza sleale e dell'alimentazione del caporalato. Allora, un governo non può non risolvere questa contraddizione. Se non risolve questa contraddizione, è evidente che persone come me non sono utili nella loro funzione. Sulle regolarizzazioni non è il momento di piantare bandierine né dentro né fuori il governo, non si tratta solo di un atto di giustizia, ma risponde a un'esigenza economica e dobbiamo trovare una soluzione con urgenza per un settore cruciale come quello dell'agricoltura. Alla destra che sta conducendo una campagna contro, anche vergognosa, vorrei dire che l'alternativa alla regolarizzazione è l'illegalità e come istituzioni, ma prima ancora come cittadini, non possiamo dimenticarci di chi in queste settimane ha consentito che il cibo arrivasse sulle nostre tavole o di chi si è preso cura dei nostri anziani nelle case. Ma la Bellanova è una sindacalista delle mie parti, evidentemente il DNA non lo dimentica e pur di rivendicare questa sua purezza di genesi è pronta, spero che sia vero, anche ad un passo clamoroso. Io vorrei che questo modo di fare politica fosse un po' comune a tutti, cioè la coerenza con i principi tale poi da far scaturire delle decisioni anche importanti. Certo, dire una cosa, fare un'altra, vedremo. Abbiamo chiesto a persone di varia esperienza, di grande autorità, di dirci la loro visione del futuro, non del futuro remoto, del futuro prossimo, speriamo. E sono venute fuori molte suggerimenti, idee che noi vogliamo coltivare, vogliamo trasmettere alle persone e dargli forza. Guardi, vi dico due cose fondamentali che è venuta fuori. Tutti siamo preoccupati di questa pandemia che ha colpito il mondo. E quindi il primo insegnamento da trarre è prepariamoci perché non ce ne sia una ancora così, investiamo di più nella sanità, investiamo di più soprattutto nella prevenzione, salviamo le nostre persone, le nostre famiglie, i nostri vecchi che sono stati purtroppo molto sacrificati. Però bisogna pensare a ricrescere, a investire, perché non si può vivere solo di assistenza.